Ok, ciao a tutti, benvenuti. Non so neanche quante persone siamo. Quasi quasi. Fanculo. Guarderò la chat. E benvenuti in questa prima live dedicata a Metal Gear Solid. Allora, vedo che stasera abbiamo pure il Multiquality. Oh, ciao Sere! Mi sa che c'è. Sicuramente c'è anche Eugio, quindi. Ciao bro. E non vedo quanta altra gente c'è, non mi fa vedere gli spettatori, quindi boh, vabbè. E ho provato sto setup strano, e infatti c'è la luce che è sparatissima, porca puttana. Boh, già un gradino in meno. Allora, il programma è questo qua. Io non ho neanche la minima idea di come sarà l'audio, perché non posso attaccare le cuffie. Barbara d'Urso. Ciao! Mi manca farmi fottere da Berlusconi e mettermi 3 kg di fondotinta. Sono Barbara D'Urso. Comunque, iniziamo Metal Gear. Non so neanche come regolarmi con il volume. Giocherò con il DualSense e per uscire dal gioco dovrò spegnere la PlayStation. C'è il Multiquality Miracolo. Ciao Oscar. E niente, allora vado in game. Se tutto è andato come deve andare. Ok, si vede tutto. E eccola qui. Tra l'altro io ho notato un dettaglio abbastanza strano. Qui nella live vedo più esteso di quello che vedo sulla televisione. E ho provato a regolare le impostazioni dello schermo, che ma in realtà non mi fa cambiare assolutamente niente, è tutto a posto. Però ad esempio io il disco qua in alto, il disco qua, quello sopra il loghetto di Metal Gear, questo, se sono qui lo vedo tagliato e qui lo vedo intero, non so perché. Se hai comprato lo speaker che ti avevo consigliato un anno fa, potevi usare le cuffie. Eh sì, ma cazzo, costava tantissimo. Costava veramente uno spracco di soldi. Bene, allora, sei Solid Snake. Devi infiltrarti da solo in una struttura per armi nucleari che è caduta sotto il controllo di un gruppo di terroristi. Se il nemico ti vede, chiamerai rinforzi. Non puoi vincere in uno scontro a fuoco contro un numero schiacciante di nemici, quindi usa le tue doti da infiltrazione per evitare inutili schermaglie. Bene, ciao Bri. Mi sembra che ti avessi già salutato, ma... Va bene così. E partiamo. Ah. Oh mio Dio! Cosa cazzo era? Io alla TV non l'ho visto quello. Madonna! Cerco il monitor qua e dal monitor vedo più o meno quello che succede. Sono entrato nel Matrix. Madonna, sta roba sta scritta la Star Wars. Comunque in realtà l'ho già avviato, quindi so anche come sono i menu e tutto. Però non l'ho avviato il gioco, sono entrato. Ciao Pier, questa intro qui devo guardarla. Dieci spettatori. Impossibile. Grazie, Sere, lo apprezzo tantissimo. Sappi che non ti rilasserai, però se mi incazzerò e impazzirò. Oh, adesso. Delle armi nucleari sull'isola di Shadow Moses nell'arcipelago delle isole Fox in Alaska è stata attaccata e catturata dal corpo speciale Next Generation sotto la guida di membri della Foxhound. C'è tanto ritorno di audio, raga. Il governo consegni loro i resti di Big Boss e minacciano di lanciare un'arma nucleare se le loro richieste non saranno Sì, il doppiaggio è un soddisfatte po' nel giro di 24 strano. ore. La missione avrà due obiettivi. Per prima cosa dovrai salvare il direttore della DARPA, Donald Anderson, e il presidente della Armstead, Kenneth Baker. Entrambi sono trattenuti come ostaggi. In secondo luogo dovrai investigare sulle reali possibilità dei terroristi di lanciare un attacco nucleare e nel caso fossero in grado di farlo, fermarli. Come farò a entrare? Ci avvicineremo al centro di stoccaggio sott'acqua. E poi... Lanceremo un VCN monoposto.
Quando sarai arrivato il più vicino possibile, ti libererai del VCS. Da quel punto in poi dovrai nuotare. L'unità delle forze speciali ad alta tecnologia Foxhound. I tuoi vecchi compagni, che una volta comandavo io. Allora sono ancora in circolazione. Ci sono sei membri della Foxhound. È incazzatissimo il dottore di Snake. Cioè, non so neanche se Snake, non so chi è. Abilità psichiche. Sniper Wolf, la bellissima e mortale tiratrice scelta. Decoy Octopus, maestro dell'inganno. Vulcan Raven, gigantesco sciamano. E Revolver Ocelot, specialista in interrogatori e formidabile pistolero. E per ultimo, il comandante, il leader della Foxhound, Liquid Snake. Liquid Snake. L'uomo con il tuo stesso nome in codice. La struttura di stoccaggio delle testate occupa l'intera isola. Riceverai istruzioni via codec una volta raggiunto l'obiettivo. Ci sarà qualcuno con me. Come al solito, questa missione prevede un solo infiltrato. Armi ed equipaggiamento PSP. Esatto. Questa è un'operazione coperta top secret. Non aspettarti alcun appoggio ufficiale. No, no, io della trama non so niente, ma adesso vi devo subito dire una cosa. Ho notato che c'è una cura veramente spettacolare per la regia e tutto. Però c'è un... io vi giuro, essendo abituato alla grafica di oggi, ho avuto tantissima difficoltà a capire che cosa fossero le... Oh, cazzo! Sì, ecco cosa mi sono scordato di fare. Non ho fissato la categoria e tutto. Vabbè, lo aggiorno in corso d'opera. Almeno me l'aggiorna dopo. Ho fatto le corse oggi, raga. Press start, allora. Aspetta che sistemo al volo, eh. Mi lascio qui. Certo che... Meno male che me l'avete fatto notare, porca troia. Io se no capivo un cazzo. Vabbè, dalla prossima andrà meglio. Ok, aggiorno le informazioni. Ora probabilmente non le vedete, non cambierà niente, però la prossima volta dovrebbero vedersi. Ricorda cerchio, sì. Comunque, vi stavo dicendo, ci ho avuto veramente tanta difficoltà a capire che cosa fosse cosa. Cioè, quando è spuntato Snake... All'inizio non avevo capito che fosse una persona. Cioè, è stato qualcosa tipo... Ci ho messo un secondo per capirlo. Ho guardato e ho detto... Che cazzo sta succedendo? E vabbè. Allora, start. Briefing è quello che avevo già visto? No, ma hai detto special. Io vado su special. Porca puttana, me l'hai anche detto. Dove sei? Special. Previous operations. Namo. È normale, sì. Metal Gear. Oh mio Dio. Anno 1995. Interno del Sudafrica. 200 km a nord di Garzburg. Outer Heaven. Una nazione fortezza colma di armi creata da un leggendario mercenario. Egli era temuto tanto dai suoi nemici quanto dagli amici. Perché era un eroe e un lunatico. Le nazioni occidentali hanno scoperto che un'arma... di distruzione di massa in grado di cambiare la guerra in corso di sviluppo ad Outer Heaven e hanno ordinato alla forza speciale tecnologica Foxhound di occuparsi del caso. In risposta a quest'ordine, Big Boss, comandante in capo della Foxhound, ha inviato Gray Fox, l'uomo con il codice Fox, quello assegnato... Mi sto impazzendo a leggere così largo. Quello assegnato al migliore della squadra, operazione intruso N313. Dopo alcuni giorni, dopo un messaggio che diceva Metal Gear, Gray Fox è stato dato per disperso. Ma sapete che mi sa che io tempo fa ho visto... mi ha fatto ridere anche a me, Fabio, perché ho pensato a Gray Fox. Comunque,
mi sembra che avessi visto un video riassunto su Facebook, perché a me sta roba qui sa di... cioè, è un qualcosa che mi sembra di ricordare. Gray Fox è stato dato per disperso. Vista la gravità della situazione, i pezzi grossi dell'Occidente chiamano ancora la Fox Sound. Big Boss ora sceglie Solid Snake, appena aggregato alla Fox Sound, come agente a cui affidare tutto quanto. Dopo essere riuscito a infiltrarsi ad Outer Heaven, Snake entra in contatto con dei membri della resistenza locale, Schneider, Diane e Jennifer. Grazie... Madonna, quel cane di merda! Grazie al loro aiuto, egli riesce a liberare Gray Fox, che mette al corrente il gruppo dei tremendi dati sul Metal Gear. Questo enigmatico nome è il codice di sviluppo di un robot semovente, armato con una testata nucleare di nuovo tipo. Esso era in grado di superare anche i terreni che avrebbero arrestato qualsiasi carro, e poteva condurre una guerra da solo, con armi come i cannoni Vulcan e i missili anticarro. Io, in realtà, non vedo l'ora di arrivare al 4, che il 4 l'ho visto e ci ho giochicchiato e mi piacque veramente tanto. Era un tipo di arma del tutto nuova, in grado di lanciare un attacco nucleare contro qualunque luogo da qualunque punto qualsiasi della superficie terrestre. Con il Metal Gear, Outer Heaven tentava di acquisire una supremazia militare sull'intero mondo. Per distruggere quel mostro, Snake liberò l'ingegnere capo del Metal Gear, il dottor Petrovic, e sua figlia Helen, che era stata presa come ostaggio per costringere il padre a sviluppare il robot. Snake apprende dal dottor Petrovic come distruggere il Metal Gear. Ma se l'ha capito qui, perché ci sono 45 Metal Gear Solid? Mentre si avvicina alla base sono curioso di scoprirlo. Mentre si avvicina alla base centrale di Outer Heaven, però, delle tremende trappole lo attendono, come se tutte le situazioni fossero già note al nemico. Nel mezzo della battaglia che si scatena, il capo della resistenza, Schneider, cade prigioniero del nemico e Snake stesso viene ferito in uno scontro mortale che lo vede opposto ai migliori mercenari di Outer Heaven. Lo spirito indomabile di Snake però lo porta fino al 100° piano della base segreta, dove si trova il Metal Gear. Madonna, questa roba qui è potentissima, dovrebbero farci un film. Evitando i potenti sistemi di difesa progettati per eliminare tutti gli invasori, Snake riesce infine ad avere successo, distruggendo il Metal Gear. Egli prova quindi a fuggire da Outer Heaven, visto che ha completato la missione. Durante la fuga però viene affrontato da un uomo, il comandante in capo della Fox Sound, Big Boss. Questi, ridendo, rivela allo sbigottito Snake il vero scopo della missione. Egli, mentre serviva come comandante della Fox Sound, dirigeva anche un'agenzia di mercenari, utilizzando i suoi vari contatti e i capitali accumulati nei suoi anni di lotte mercenarie. Quindi Big Boss è uno stronzone. È più facile trovare una PS5 che leggere quel testo su quello sfondo. Guarda, è la cosa più fastidiosa che abbia letto da almeno 10 anni a questa parte. Ci hanno fatto 85 giochi, scusa. Eh? True story. Dove cazzo sono? Big Boss stava pianificando la costruzione di una grande base militare per la sua organizzazione, Outer Heaven. Il suo scopo nell'inviare Solid Snake a Outer Heaven era quello di creare confusione nelle potenze occidentali. Purtroppo per lui Big Boss aveva sbagliato i conti, non aveva pensato che Snake potesse avere successo. Dopo aver perso il Metal Gear, Big Boss aveva attivato il sistema di autodistruzione della base sotterranea. Mentre il conto alla rovescia per l'esplosione prosegue, l'urlo di Big Boss risuona forte. Sei andato troppo lontano, troppo. Al 100° piano la battaglia tra i due uomini inizia, senza nessuna ideologia e nessuna motivazione politica. Ma dove sono usciti questi due capitoli qui prima di Metal Gear 1, scusatemi? Meno male che durano poco sti testi, mi stanno prendendo fuoco gli occhi. La nazione fortezza Outer Heaven crolla su se stessa. L'impenetrabile roccaforte della migliore tecnologia militare, custodita dai mercenari più preparati, è in preda alle fiamme. Dietro di lui le fiamme raggiungono il cielo, mentre Outer Heaven scompare, lasciando solo Solid Snake. Cazzo. Stai zitto, Robè. Ora ci provo a dare interpretazione. 1999. Il mondo deve fronteggiare una crisi energetica. Stavo per leggere Ermetica, partiamo bene. Era ovvio che le scorte di petrolio si sarebbero esaurite prima del previsto, mentre manca ancora molto allo sviluppo di una fonte energetica alternativa. Il prezzo del petrolio è andato alle stelle e l'intera economia mondiale è in preda al panico. Fermi tutti. Ma ci ha visto parecchio lungo. Il 21° secolo, per come si presenta, sarà un unico grande caos. fin qui ci siamo. Ciao Andrea.
Tra l'altro anche con Death Stranding non c'è andato tanto lontano, con tutti chiusi in casa. L'invenzione di un uomo però cambiò la storia. Un genio della Repubblica Ceca, il dottor Marv? In Repubblica Ceca non so se le V le leggono. Vabbè, inventò Oilik, un microorganismo in grado di raffinare il petrolio, portandolo a una forma altamente pura. Ecco, questa è la voce che sceglierò per leggere le cose. Ma sono 23 pagine! La nuova scoperta donò al mondo una speranza, l'uscita dal tunnel della crisi energetica. Nello stesso modo, però, generò un clima di grande tensione che circonda questo microorganismo. Proprio quando le attese di tutti si concentravano sul dottor Marv e sull'Oilix, lo scienziato venne rapito da qua. Che testi di merda! Potevano scriverli meglio per questo porting qui. Lo scienziato venne rapito da qualcuno e scomparve nel nulla. Le nazioni iniziarono subito le indagini e ben presto trovarono un nome. Zanzibar Land. Un po' strano come nome, però vabbè. Si trattava di un regime militare, improvvisamente comparso nell'Asia centrale nell'anno 1997. Quando nacque il nuovo stato, l'esercito della CSI, guidata dalla Russia, inviò immediatamente delle forze per eliminarlo. Ma Zanzibar... Ma come faccio a leggere Zanzibar Land senza ridere, porca puttana? Ma Zanzibar Land resistette. Assoldando... Devo leggere un attimo normale, perché Zanzibar Land, letto così, mi fa ridere. Assoldando una banda di mercenari da tutte le nazioni del pianeta e trasformandosi in una fortezza. Come risultato, l'esercito della CSI venne... Che ho fatto? Ah, sono andato avanti. Aspetta che... Credo di aver fatto qualcosa di sbagliato. L'esercito della CSI guidata dalla Russia inviò immediatamente... L'esercito della CSI venne battuto più volte a Zanzibar Land e Zanzibar Land dichiarò la propria indipendenza, mentre la guerra, a causa del loro ruolo, venne chiamata guerra dei mercenari. Da allora Zanzibar Land è conosciuta come autofortezza, come stato fortezza, una nazione militare con un esercito di potenti mercenari, asserragliati in poderose fortificazioni. Secondo le ultime informazioni, Zanzibar Land dispone oramai di armi atomiche. Lo scenario è quindi completamente chiaro. Aggiungendo l'Oilix alle testate nucleari, Zanzibar Land stava cercando di guadagnare le superiorità economica e militare sul mondo intero. Preoccupati della situazione, gli Stati Uniti ordinarono a Roy Campbell, comandante in capo dell'unità speciale tecnologica Foxhound, di salvare il dottor Marv. Comunque ci sono 5.000 nomi, dubito che me li ricorderò quando inizierò il gioco. Cioè, alcuni sì, altri insomma. Andiamo bene, Robè. Sembra una torta del... Dai, no. Senti, mi ero appena concentrato, avevo smesso di ridere, adesso penserò sempre ai gelati. Spero che non la nominino nel corso del gioco. Campbell era un veterano della Foxhound e gli richiamò perciò Solid Snake, poraccio. Chissà che contratto gli hanno fatto, contratta chiamata. L'uomo che aveva distrutto da solo la nazione fortezza di Outer Heaven 4 anni prima, chiedendogli di riportare a casa il dottor Marv e il suo Oilix. Dopo essersi infiltrato con successo a Zanzibar Land, anche grazie all'appoggio dell'agente Horry della CIA e di altri, egli riuscì a penetrare nella fortezza, dove trovò nuovamente il dottor Petrovich, capo ingegnere del Metal Gear ad Outer Heaven. Anche egli era stato rapito e obbligato a creare un altro Metal Gear. Egli rivelò al sorpreso Snake un altro particolare, ancora più sconvolgente. Il generale a capo di Zanzibar Land non era altro che Big Boss. Me lo aspettavo, colui che Snake aveva dovuto sconfiggere ad Outer Heaven. Snake liberò il dottor Petrovich, collaborando con Natasha, la guardia del corpo del dottor Marv ed ex agente del servizio segreto ceco. Quindi si diresse alla struttura di detenzione, nei più profondi recessi della fortezza, per salvare il dottor Marv. Ciao bro, a dopo. Madonna, dopo ci provo a fare i riassunti, eh? Quando Petrovich e Natasha attraversarono lo stretto ponte sospeso sopra una profonda vallata, questo fu distrutto da un missile. Natasha venne sbalzata nel vuoto dall'esplosione. Mentre non poteva fare niente per salvare Natasha, Snake cominciò a sentire una voce a lui molto nota. «Ehi Snake, siamo amici io e te, però non posso farti passare. Vattene da questo posto!» Grey Fox. Snake vide Grey Fox pilotare il Metal Gear, il miglior soldato della Foxhound, che... Dopo la caduta di Outer Heaven, era scomparso insieme a Big Boss.
Dopo aver perso Natasha dinanzi ai suoi occhi e dopo aver visto portar via Petrovic, Snake urlò. Non urlo, Fox, non mi arrenderò. Dopo una serie di letali scontri con dei mercenari, Snake finalmente riuscì a raggiungere il blocco di celle dove era rinchiuso il dottor Marv. Purtroppo arrivò troppo tardi. Poté solo guardare il suo corpo e Petrovic, che stava ritto accanto al cadavere. Petrovic disse a Snake che il dottor Marv non aveva resistito alle torture a causa dei suoi problemi di cuore. Allora Snake ricevette una chiamata di emergenza da Horry. Ma Horry chi era? Oh, ho capito. L'informazione che gli diede fu sconvolgente. Petrovic, che è... Petrovic era andato di sua volontà a Zanzibar Land per sviluppare il Metal Gear e persino il rapimento del dottor Marv era stato da lui orchestrato. Ma che bastardo! Una volta chiara la situazione, Petrovic si gettò su Snake, che però ebbe facilmente la meglio su di lui e recuperò i piani del vitale Olix. Mentre cercava di scappare, Snake si trovò di nuovo di fronte al Metal Gear, controllato da Grey Fox. Tra l'altro io non so neanche come è fatto il Metal Gear. Cioè, ho una vaga idea perché l'avevo visto, ma non sono proprio sicuro. Nel frattempo mi sistemo con la famosa Natasha, la guardia bagata. Dai però, mamma mia. Oddio. Mentre cercava di scappare, Snake trova... Nella base sotterranea si scatenò una furiosa battaglia, alla fine della quale Snake riuscì a distruggere il Metal Gear e 2. Grey Fox però non si arrese e sfidò Snake allo scontro finale. Nel mezzo di un campo minato, Snake e Fox lottarono a mani nude, un duello senza sete di sangue e senza odio. Durante quel loro strano istante di purezza, i due erano legati da forze trascendenti. Da forze trascendenti parole ed emozioni. Snake riuscì infine a vincere la sua lotta contro Grey Fox, ma ancora le difficoltà non erano finite. Snake doveva ora eliminare Big Boss. Proprio come 4 anni prima ad Outer Heaven, Big Boss stava solo aspettando Snake. Chi ha vissuto la tensione della battaglia non può più starne lontano. Io sono colui che ti dà un motivo per vivere, e questo motivo è la guerra. Snake era infuriato con il folle Big Boss. C'è una sola guerra che voglio vincere, quella per liberarmi di te. Madonna, che dialoghi cattivissimi! Per sconfiggere l'incubo che sei, Big Boss, io ti ucciderò. Madonna! Ma si possono guardare i video online? Ok, mi sa che qualcuno aveva scritto uno spoiler ed Eucio mi ha salvato. Con i progetti dell'Oilix, Snake e Horry fuggirono da Zanzibar Land a bordo di un elicottero di soccorso. Snake aveva salvato il mondo ancora una volta, ma sul suo volto non vi era il sorriso. Le ultime parole di Big Boss continuavano a risuonargli nella mente. Chiunque vinca, la nostra lotta non finisce qui. Il perdente è libero dalla battaglia, ma il vincente no. Il sopravvissuto dovrà vincere la sua vita di guerriero fino al momento della sua morte. Cazzo, ma c'ha una cura per i dialoghi? Bellissimo. Vabbè, Sire, tanto non l'ho letto, non ti preoccupare. Poco tempo dopo, Snake si ritirò nelle gelide lande di Algida, in solitudine. Beh, questo bello, bello, dai. Cazzo, c'ho un mal di gola... Adesso devo guardare il briefing. Levatemi il mod, così mi può bannare. Ti prego, dai. Briefing. Dio, spero che non sia un altro testo come prima. È passato di tempo, Snake. Dovevo immaginare che c'era lei dietro tutto questo, colonnello. Non si accoglie così un vecchio compagno d'armi, Snake. Che cosa vuole da me? Ti ho semplicemente invitato qui per discutere. Invitato? Mi avete fatto prelevare da soldati armati. Mi spiace per i metodi rudi che abbiamo dovuto usare, ma siamo nei guai e solamente tu ci puoi tirare fuori. Mi sono ritirato dalla Foxhound. Lei non è più il mio comandante e io non devo più prendere ordini da nessuno. Accetterai questa missione, lo so. Scusami. Chi è questa? La dottoressa Naomi Hunter, capo della sezione medica della Foxhound ed esperta di terapia genetica. Sei una militare? No, sono civile. Sono stata mandata qui dall'ATGC. Piacere di conoscerti, Snake.
Non ti preoccupare, non sentirai alcun dolore. Ciao BioRed, sì, Blind Run, non li ho mai giocati e li recupero adesso e sto maledicendo quelli che mi hanno detto di giocarlo in italiano. Madonna. Truppe dotate di armamento pesante hanno occupato Shadow Moses, un'isola sperduta al largo della costa dell'Alaska. Quali truppe? Il corpo speciale Next Generation, guidato da membri dell'unità Foxhound. Hanno inviato a Washington un'unica richiesta e hanno minacciato, nel caso non venisse accolta, di lanciare un'arma nucleare. Un missile con testata atomica? Già, vedi, quell'isola è la sede di una struttura segreta per lo stoccaggio delle testate. Allora, a me fa ridere perché come parla Snake in questo modo è come parlo io quando faccio gli audio scemo ad un mio amico. Però vabbè, la missione è di 20 anni fa. Dovrai salvare il direttore della DARPA, Donald Anderson, e il presidente della Arms Tech, Kenneth Baker. Entrambi sono trattenuti come ostaggi. Sono ostaggi molto importanti. In secondo luogo, dovrai indagare sulle reali capacità dei terroristi di lanciare un attacco nucleare e, nel caso fossero in grado di farlo, fermarli. Qualche domanda, Snake? Domande? Non ho ancora accettato questa missione. Bene. Potrai decidere meglio con un quadro più preciso della situazione. Allora, dettagli. Cioè Snake parla così, ma che cazzo li ha doppiato? Vabbè che io penso che tutti questi anni fa non ci fosse neanche questa grande attenzione per i doppiaggi, Però Madonna, ma si vede che hanno avuto problemi, Cioè Snake. Ehi Snake, adesso ti illustrerò i dettagli della missione. Dimmi se accetti. No, perché dovrei accettare? Non mi va di andare in missione. Ho salvato il mondo 2 volte. A quel punto lo fecero due piano in un paese dell'est, se non erro. Ma si vede che non avevano proprio più voglia di perderci tempo dietro, comunque, per il doppiaggio. Adesso cosa devo leggere per primo, Bri? Descrizione missione, immagino. Perché non fai il doppiatore? Sarebbe simpatico, dai. Perché dovrei leggere la descrizione della missione? Non ci capisco un cazzo! Ma cazzo, io ci ho pigiato. Posso uscire? Non posso uscire, no! No! Ah, sì, meno male. Che infarto. Guardiamo i dati dell'operazione. Potevo doppiarlo io, Snake, se fossi nato con 20 anni d'anticipo. Minchia, mi fa male la gola però a parlare come Snake. Ho pigiato, ma non funziona. Allora. Colonnello, io non lavoro più per il governo. Riportatemi a Twin Lakes. Perché, Snake, la tua vita in Alaska ti piace così tanto? Questa settimana c'è una gara di slit. Il prossimo sabato devo essere a Anchorage. La Iditarod, la più lunga gara in slitta del mondo. Da quando sei diventato un musher? I miei 50 husky sono tutto quello che ho. Devo prendermi cura di loro. Non ti preoccupare per i tuoi cani. Che cosa intende dire? Mi dispiace, Snake, ma ci stiamo dirigendo verso il mare di Bering. Non c'è spazio per i ripensamenti. Gliel'ho già detto. Anche se sono in debito con lei, non devo niente all'esercito o alla nazione. Tu accetterai questo incarico. Perché dovrei essere così stupido da accettarlo? Non sono un patriota. Snake, nella tua cartella ci sono abbastanza cose sporche sul tuo passato da farti restare al fresco fino a quando non sarai molto vecchio. Oh, capisco. Mi sta ricattando. No, Snake. Ti sto solamente rendendo più facile prendere una decisione. In ogni caso, io ti conosco benissimo. So che accetteresti questo incarico anche senza bisogno di minacce. Perché ne è così convinto? Tu sei nato per essere un soldato. Non sei il tipo da mettersi in pantofole. È lo stesso per tutti quelli che sono stati in azione. L'unico posto dove ci si sente davvero vivi è il campo di battaglia. Anche io sono un soldato. Conosco i sentimenti di potenza e di frustrazione che provi ogni giorno. Hai provato a giocare al Boy Scout, là fuori, in Alaska, ma non puoi passare il resto della tua vita dietro a dei cani da slitta.
Perché non torni con noi? Perché non torni a essere un soldato? Crede che la mia vita sia una specie di scherzo? Snake, voglio solamente ridarti uno scopo per cui vivere. Allora, mano a mano mi sto abituando al doppio. Come fa a distrarsi già ora? Andiamo bene, volevo fargli pure la sub per un mese. Ascoltate bene il colonnello, ci sono delle sfumature nella sua voce che sono straordinarie. Sa, la cosa che per ora mi è piaciuta di più è quando lo ha minacciato. Perché mi ha buttato fuori? Che lo ha minacciato e gli fa... Oddio, cos'è che gli ha detto? Snake, ho abbastanza cose su di te che potresti andare in galera fino a quando diventerai molto vecchio. Gliel'ha detto con un tono minaccioso. Orno. Che orno? Cosa vuol dire orno? Boh, membri operazione. Eh? Oh cazzo! Ma che storia è? Io non me ne ero accorto, pensavo che fosse tipo un sottotitolo. Mi parli della struttura di stoccaggio delle armi nucleari? La struttura comprende una base sotterranea corazzata. Anche con i nostri migliori strumenti di osservazione non siamo in grado di dire cosa accade al suo interno. E così qualcuno deve infiltrarsi, raccogliere informazioni e tornare al rapporto. Sembra un film di spionaggio. Come farò a entrare? Beh, un arrivo per via aerea non è possibile. Non con la tormenta che infuria là fuori. Ci avvicineremo alla struttura di stoccaggio sott'acqua. Avvicineremo? Esatto, fino ad alcune miglia. Il complesso è dotato di un sistema di rilevamento sonar. Potrebbero captare il nostro motore o il rumore di propulsione. Poi? Lanceremo un VCN monoposto. Lanciare? In pratica è un siluro, ma senza un proprio sistema di propulsione. Quando sarai arrivato il più vicino possibile, ti libererai del VCN. Da quel punto in poi dovrai nuotare. Volete che nuoti nelle acque gelide dell'Alaska? Non ti preoccupare, questa tuta rappresenta il meglio della tecnologia politermica. La struttura di stoccaggio delle testate nucleari occupa l'intera isola. Riceverai istruzioni via codec una volta raggiunto l'obiettivo. Ci sarà qualcuno con me? Come al solito questa missione prevede un solo infiltrato. Armi ed equipaggiamento PSP? Esatto, questa è un'operazione top secret. Non aspettarti alcun appoggio ufficiale. Allora, ho subito notato una cosa, avendo giocato prima Death Stranding e poi questo, ed è che mi sembra proprio che Kojima ci abbia la fissa per mettere il proprio protagonista in una situazione che non vuole vivere, ma che lo fa proprio per un qualcosa di più grande, con uno che gli dà ordini. Di là ci abbiamo Die Hardman, super autoritario, eccetera, e qui ci abbiamo il colonnello. Figo. Quanto tempo abbiamo? 24 ore. Hanno detto che lanceranno dopo 24 ore. Hanno detto anche quale sarà il bersaglio. Finora non ne hanno ancora parlato. E quando è iniziato il conto alla rovescia? 5 ore fa. Minchia, questo è stato breve. Membri operazione. Comandante dell'operazione. Colonnello, a nome di chi sta parlando? Rappresento il governo degli Stati Uniti, naturalmente. E chi è il comandante in capo di questa operazione? Il presidente degli Stati Uniti. Il che significa che proprio ora il presidente sarà in riunione con i suoi consiglieri nello studio ovale, giusto? No, attualmente sono tutti collegati tramite videoconferenza. Se si tratta di una vera testata atomica, perché non emettono un COG? Non ancora. Il segretario alla difesa ha il controllo operativo ed è costantemente aggiornato sulla situazione. Se dopo che ti sarai infiltrato ci confermerai la loro capacità di lancio nucleare, sarà emesso un COG. Beh, se non si sono ancora trasferiti nel rifugio antiatomico sotto a Mount Washington, presumo che per ora non ci siano grossi motivi di preoccupazione. Di questa faccenda si occupa anche l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale? Sì, insieme alla DIA, l'Agenzia di Intelligence della Difesa. La DIA comincia ad avere un brutto presentimento. Ci forniranno del supporto. Non ci servono dei commedianti, ci serve uno specialista in armi nucleari. Ciao Anthony, buonasera. È già stato distaccato presso di noi.
Per completezza più avanti dovresti vederti 1997 Fuga da New York di John Carpenter per capire le influenze di Cocinchio. E prima o poi mi guarderò pure quello. Con calma. Ci serve la consulenza di un esperto. Messo così sembra un titano di Attack on Titan. Sono poco più che un dilettante. Lo so. È per questo che abbiamo richiesto l'assistenza di un analista militare, Nastasha Romanenko. Sarà sempre in contatto con te via codec. Un analista donna. Ha un curriculum impressionante come consulente della squadra di pronto intervento nelle emergenze nucleari. Contattala per qualsiasi domanda. È anche un'esperta di armi ad alta tecnologia. Dove lavora? A casa sua, a Los Angeles, California. Sembra un posto lontano milioni di chilometri. Sì, 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 lo porto tutto fino al 4 e... non ho idea neanche di quanto ci metterò, perché non so quanto spesso riuscirò a fare live, però l'idea è di portarli tutti, 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 tutti. Poi cercherò di sistemare un po' il setup, perché dovrei mettermi le cuffie, ma è un casino. Sì, è vero, anch'io mi è preso a ridere, non fa... Perché l'hanno coinvolta in questa storia? Donna! Una cattiveria. Dove lavora? A casa sua. L'unico motivo. Sono stato un soldato per tutta la vita. Non so fare nient'altro. Sai, anche se sto cominciando a invecchiare, mi piace ancora stare in campo. Colonnello, lei è un pessimo bugiardo. Qual è il vero motivo? Ok, Snake, scusa. Sarò franco. Una persona che mi è molto cara è tra gli ostaggi. Di chi si tratta? Di mia nipote, Meryl. Ma il film, che io sappia, è ufficiale. Cioè, dovrebbe esserci pure l'attore. Mi sembra che a interpretare Snake c'è... Oddio, come si chiama... quel tipo che ha fatto Annihilation, Star Wars, che ha fatto Podemeron, non mi viene in mente l'attore. Oscar Isaac. Non ho mai visto questi briefing, che figata. Hai visto? Pure roba nuova. Come fa il tuo PC a reggere questo gioco? PS3. Non hai idea del casino che ho dovuto fare per trasmetterlo. Con uno splitter HDMI. La live sarà di nuovo recuperabile. Sto avendo dei problemi di linea stasera. Guarda, dovrebbe rimanere qua un paio di giorni. E poi comunque queste le ricarico tutte sul canale YouTube. Basta che cerchi due crude dudes. Così, two crude dudes su YouTube e ci trovi. E tanto questi li rimetto sicuramente. Quelli di The Medium ho lasciato perdere. Ma questi li metto perché sono importanti. Ma cosa ci faceva laggiù sua nipote? Il giorno della rivolta erano assenti molti soldati e mia nipote era uno di quelli che sono stati chiamati come rimpiazzi d'emergenza. Le assomiglia? È la figlia del mio fratello minore. È morto nella guerra del Golfo e da allora sono io che mi occupo di lei. Un motivo personale. Colonnello, questo non è molto militare. Sono in pensione. Sono soltanto un vecchio. E sono tuo amico. E da quando siamo amici? Io ti vedo come un amico sin dalla caduta di Zanzibar. Con il carattere che mi ritrovo, non ho molti amici. È per questo che mi fido di te. È quello che ti rende umano. Per favore, Snake, salva mia nipote Meryl. D'accordo, ma a due condizioni. Sentiamo. Uno, non ci devono essere segreti tra noi. Voglio sapere tutto, in ogni momento. Due, prenderò esclusivamente ordini da lei, colonnello. Nessuna interferenza, ok? Perfetto. Per questo mi hanno chiamato. Solo una cosa. Cosa? Non sono più un colonnello. Sono solo un vecchio veterano in pensione. Ho capito. Colonnello. Ha capito tutto. Comunque, cioè, secondo me, il doppiaggio non è così male se lo contestualizzi a suo tempo. Però quello che proprio mi lascia... stranito, ma veramente tanto, è il fatto che, cioè, non stanno recitando, stanno parlando. Cioè, almeno Campbell parla, Snake almeno, cioè, ci mette un po' di enfasi. Però vabbè.
Questa dottoressa, anche lei fa parte dell'operazione? È stata lei a occuparsi della terapia genetica nella Foxhound. Conosce quegli uomini meglio di chiunque altro. Vuol dire che li ha visti nudi. Attento, non sono un'infermiera, sono uno scienziato. Sì, 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 e Campbell proprio vive in un mondo a parte, dove non esiste intonazione, dove non esistono emozioni. Ti prego, salva mia nipote, dai. Quegli altri liquidi corporei non ghiaccino, nemmeno a temperature artiche. Nanoidi. Non di un solo tipo. Ne hai in corpo diversi, in grado di rifornirti di adrenalina, sostanze nutrienti e zuccheri direttamente nel flusso sanguigno. Allora non mi dovrò preoccupare del cibo. Nella siringa erano presenti anche dei nootropi. Dei cosa? Nootropi. Una classe di droghe che ti aiuterà a migliorare le tue capacità cerebrali. Diventerò più intelligente, eh? Nient'altro? Sì. Benzedrina, uno stimolante. Ti terrà sveglio, allerta e pronto a scattare per 12 ore filate. Un bel cocktail. Sono finite le sorprese. Quei nanoidi terranno anche sotto carica le batterie del tuo codec. Credo che ti chiamerò quando deciderò di mettermi a dieta. Quando vuoi. Simpatico. Però qualcuno dica alla al dottor Naomi che ci sono le virgole, porca puttana. Il direttore della DARPA è il presidente di un'industria bellica. Che cosa ci facevano in una base di stoccaggio per armi nucleari? La verità è che al momento dell'attacco terroristico era in corso un'esercitazione segreta. Doveva essere un'esercitazione molto importante per far muovere questi due. Stavano provando qualche nuovo tipo di armamento. Non ho accesso a questa informazione. Sappiamo dove sono tenuti i prigionieri esattamente. Anche al direttore della DARPA è stata iniettata una mini trasmittente. Quando gli sarai vicino, dovresti poter rilevare la sua posizione sul radar. I terroristi sono davvero in grado di lanciare un missile? Loro dicono di sì. Ci hanno anche fornito il numero di serie della testata che intendono utilizzare. Questo numero è stato confermato? Sì, purtroppo. Sembra che abbiano in mano una vera testata nucleare. Ma non esistono sistemi di sicurezza per impedire atti di terrorismo di questo tipo? Sì, ogni missile e ogni testata del nostro arsenale sono dotati di un sistema PAL, che utilizza un codice di detonazione indipendente. PAL? Prevenzione di attivazione libera. Un dispositivo di sicurezza presente in tutte le armi nucleari. Questo però non basta a farci stare tranquilli. Perché no? Perché il direttore della DARPA conosce il codice di detonazione. Ma anche se dispongono di una testata atomica, di sicuro questa è separata dal missile. E tutti i vettori presenti nei centri di stoccaggio dovrebbero essere smantellati. Non è facile entrare in possesso di un ICBM. Una volta era vero, ma dalla fine della Guerra Fredda puoi entrare in possesso di qualunque cosa, se hai abbastanza denaro e i contatti giusti. Io sono veramente curioso di sentirlo in inglese, comunque. Appena stacco la live, la prima cosa che faccio quando esco con i cani è ascoltarmi in inglese la voce di Campbell. Non mi frega di nessun altro, voglio sentire se almeno in inglese cioè, fa percepire che è una persona viva. Ciao Snafardalla, sei un pazzo a vederti tutti questi video, non ti bastano quelli che vedrai durante i giochi? No. A me piacciono i video. Pensa che il finale di Death Stranding l'ho fatto 5 ore di fila. Di che armi dispongono i terroristi? C'era un'esercitazione in corso al momento della rivolta. Sono ben armati, purtroppo. E che mi dice della loro esperienza di combattimento? I 6 componenti della Foxhound sono tutti esperti veterani. Sono così in gamba da poter mangiare chiodi e poi chiedere anche il secondo piatto. Non mi aspettavo niente di meno dalla Foxhound. Gli altri sono del corpo speciale Next Generation. Non sono soldati scadenti. Ce ne sono veramente tanti. Sono Alessandro su Telegram. Ah, ciao, ciao Ale. Poi però ti conviene mettere Blindland nel titolo così chi arriva lo sa. Pensa che quando ho avviato la live, non so se adesso si vede in categoria Metal Gear, ma mi sa di no, mi sa che si vede ancora Chatting Dudes. Oddio, non posso mettere la parola blind, è vero. Ma porca troia.
Vaffanculo ai moralisti, cazzo. Io vedo Metal Gear. Ah, ok, allora l'ho aggiornato, meno male. I resti. Già, per l'esattezza, campioni cellulari. Adesso lo aggiorno, intanto mi ascolto qui. Campioni cellulari. Sta dicendo sul serio? I terroristi ne hanno bisogno. Il corpo speciale Next Generation è stato potenziato con la terapia genetica. Potenziato? Avrai sentito parlare del progetto Genoma, la mappatura di tutto il genoma umano, che è quasi giunta alla conclusione. In seguito a queste ricerche, i militari hanno cercato di identificare i geni che sono responsabili della creazione di un soldato efficiente. Esistono dei geni appositi? Pare di sì. Usando la terapia genetica, sono riusciti a trapiantare questi geni nel corpo di normali soldati. Terapia genetica? Posso spiegarlo io. Usando la terapia genetica, possiamo eliminare i geni che sappiamo possono provocare malattie e nello stesso tempo sostituirli con geni dall'effetto benefico, come quelli che forniscono resistenza al cancro, per esempio. In altre parole, si possono superare tutte le malattie di origine genetica, aggiungendo nel frattempo le caratteristiche che si desiderano. Ok. E così, sapendo quali geni sono alla base della creazione del soldato perfetto, li potreste impiantare nello stesso modo, giusto? Sì, potremmo. Ma tutto dipende dalla possibilità di isolare e identificare questi geni soldato. Per riuscire a farlo, è stato utile studiare le informazioni contenute nei geni di uno dei più grandi soldati di tutti i tempi. Figa sta cosa. Quanto vorrei poter giocare la saga di Metal Gear in blind. Sei un ragazzo fortunato. Sono arrivato parecchio in ritardo. Che figata, ragazzi. Pensate all'epoca che Bomba era una sceneggiatura così. L'uomo che è stato definito il più grande guerriero del XX secolo. Davvero, cazzo. Starete parlando di Big Boss. Esatto. Oddio, ancora lui. Non ce la fa più, Snake. Della sua formidabile abilità in battaglia. Fino a questo momento abbiamo isolato circa 60 di questi cosiddetti geni soldato. Allora il suo corpo è stato recuperato? Sì, e le sue cellule sono state congelate in una criocamera. Le sue informazioni genetiche sono un tesoro senza prezzo per l'umanità. Diciamo più per i militari. Il suo corpo ha subito estese ustioni, ma è stato possibile recuperare il suo profilo DNA da un singolo capello. Siete veramente incredibili. E ora avete intenzione di trapiantare quei geni nei soldati? Esatto. Usando un procedimento da me scoperto e chiamato bersagliamento genetico. I soldati migliori non diventano tali affinando le proprie abilità con l'addestramento o l'esperienza. Ora sappiamo che i fattori ereditari sono fondamentali nella creazione di combattenti superiori. Snake, non possiamo consegnargli il corpo. È potenzialmente più pericoloso di tutte le testate nucleari di quell'isola messe insieme. Ho sentito che i terroristi chiamano se stessi i figli di Big Boss. I figli di Big Boss. Cazzo, sta diventando una roba decisamente complessa. Io divento matto qui, eh. Sì, io mi immagino all'epoca che roba che fosse, perché sta roba non c'era proprio. Cioè, era una roba super all'avanguardia. Composta da unità biochimiche, unità tecniche e della squadra di pronto intervento nelle emergenze nucleari. Il loro obiettivo era debellare le minacce basate su armamenti di distruzione di massa di nuova generazione, armi NBC incluse. Fino a quando non furono sottoposti a terapia? Chi sono? Quelli non hanno cominciato come un esercito regolare. Mi sembra un gruppo molto eterogeneo. Sono mercenari. Esatto, e non sai ancora il peggio. La maggior parte di loro proviene da un'agenzia di mercenari che già dovresti conoscere. Facevano parte della guardia personale di Big Boss. Dopo la morte del loro capo, i militari sono subentrati come datori di lavoro. Outer Heaven. In seguito, sono stati aggregati alla nostra unità VR, la Forza 21, e hanno ricevuto un nuovo addestramento. Se vuoi la mia opinione, quelli del corpo speciale Next Generation dovrebbero essere chiamati soldati virtuali. Non hanno nessuna esperienza reale in battaglia. Appassionati di videogame, eh? Non dimenticare che tutti quei soldati sono potenziati geneticamente. Dispongono di geni che li rendono combattenti eccellenti. Non abbassare la guardia solo perché non hanno molta esperienza. Pensavo che l'utilizzo di soldati modificati geneticamente fosse proibito dalle leggi internazionali. Sì,
ma sono solamente dichiarazioni, non trattati. La cosa interessante è che quasi tutti i membri dell'unità hanno partecipato all'attacco. Tranquillo, questa infrenatura, se ti perdi qualcosa non succede niente. Tanto poi che giochi ti assicuro è tutto chiaro. Sì, ma mano a mano immagino che ci capirò un po' di... Ma adesso non è che non sto capendo, che cioè sto mettendo insieme dei pezzi. Tutta l'unità ha aderito alla ribellione. Però sono tantissime cose, cioè mi stanno bombardando dal questi, momento bro. Che hanno affrontato tutti la stessa terapia genetica, probabilmente si sentono legati come fratelli. Vedono la loro unità come una famiglia. I figli di Big Boss. Ma se facevano parte di truppe regolari, avrebbero dovuto essere sottoposti a controlli da parte dei consiglieri dell'esercito. Nelle loro cartelle risultano i migliori punteggi in tutti i test psicologici. Sembravano tutti onesti, meravigliosi soldati patriottici. Hanno preso tutti parte alla rivolta? No, molti di loro non si erano presentati il giorno dell'esercitazione. È per questo che c'è stata una sostituzione di truppe. Non c'è stato nessun segnale di recente che potesse lasciare prevedere qualcosa. Un mese fa un rapporto denunciava che si comportavano stranamente. Apparentemente hanno consultato informazioni riservate sui geni soldato e hanno eseguito dei loro esperimenti di terapia genetica. Lo possono fare anche senza di voi? Beh, il procedimento della terapia è quasi completamente automatizzato e inoltre si tratta di soggetti geniali con un QI superiore a 180. La semplice esistenza di questa armata genetica è uno dei più importanti segreti nazionali. Dobbiamo cercare di indagare senza fare rumore e di gestire la faccenda al riparo da occhi indiscreti. Quindi non ascoltate Diodato, per favore, membri della Foxhound, che se fate rumore lo pigliamo tutti in perculo. Spiegazioni della trama, te le diamo a fine run, rischiamo spoiler, tranquillo. Non è che si possa seguire tutto realmente. Aspetta che sento qui, poi leggo il messaggio. Vecchi compagni che una volta comandavo io, un gruppo d'elite dotato di grande forza ed esperienza. Sono ancora potenti come quando ero io il comandante. Ciao France, sono ancora figurati. Tanto sto sempre a leggere le cose, a guardare il video. In questa azione terroristica. Psychomantis, con le sue potenti abilità psichiche. Sniper Wolf, la bellissima e mortale tiratrice scelta. Decoy Octopus, maestro dell'inganno. Vulcan Raven, gigantesco sciamano. E Revolver Ocelot, specialista in interrogatori e formidabile pistolero. Sembra un'allegra brigata. Peccato doverli incontrare in queste circostanze. E per ultimo, il comandante, il leader della Foxhound, Liquid Snake. Liquid Snake? Sì, e tu sei l'unico che può farcela contro di lui. Ok. Liquid Snake. Liquid Snake, l'uomo con il tuo stesso nome in codice. Mi dica cosa sa di lui. Ha combattuto ancora adolescente nella guerra del Golfo. Era il membro più giovane degli SAS. Il suo lavoro era localizzare e distruggere le piattaforme mobili di lancio degli SCAD. C'eri anche tu là, credo. Non eri infiltrato nell'Iraq occidentale insieme a un plotone di berretti verdi? Allora anche io ero un ragazzino. I dettagli sono segreti, ma sembra che inizialmente si sia introdotto in Medio Oriente come informatore del SIS. Era una spia del servizio segreto inglese. Però non si è mai fatto vedere a Century House. Fu fatto prigioniero in Iraq e da allora le sue tracce si sono perse per parecchi anni. Dopo il tuo ritiro è stato salvato ed è entrato a far parte della Foxhound. Pensavo che da quando me ne sono andato non si usassero più nomi in codice. Non conosco il suo vero nome. È un'informazione di così alto livello che nemmeno io ne ho accesso. Ecco una sua fotografia. Eh? Incredibile, vero? Il colore della sua pelle è diverso, ma a parte questo tu e lui siete due gocce d'acqua. Ho un gemello. Non conosco i dettagli, ma sembra di sì. Ecco perché sei assolutamente indispensabile per questa missione. Tu sei l'unico che lo può battere. Ora che ti ho rivisto lo so. Tu hai qualche cosa che lui non ha, lo vedo nei tuoi occhi. Chissà perché questo non riesce a farmi sentire meglio. Cazzo, ho finito! Ho finito! Vero, Bri?
Ciao Andrea, alla prossima. Ok, ora si parte. Che cosa ci vuoi fare? Non ti preoccupare, voglio solo darmi una ripulita. Non voglio essere scambiato per il capo dei terroristi. Bravo, si è fatti i capelli come me. Se incontrassi il doppiatore di gamberi, in ogni caso gli darei un abbraccio, anche se avrebbe meritato un pugno. Madonna, non avrei capito un cazzo se tutte ste robe fossero state indispensabili. Radar spero col cazzo, per la normale. Cosa vuol dire? Tipo Roby. Ma boh, vabbè, dai, cazzo, salverà direttamente sulla console. Cioè, grazie al cazzo. Alessandro Ricci. Massimo. Ah, questi sono i nomi dei doppiatori, probabilmente. Madonna, ma a pensare che sta roba è così vecchia, guarda come è fatto bene. Madonna, è curiosissimo. No, no, ma non sono con emulatore, sono da PlayStation 3. Sembra che l'ascensore sul retro. Oddio, ma perché qui mi fa ritorno di audio? Non aspettavo. Dovrai utilizzare quello per raggiungere la superficie. Fai in modo che nessuno ti veda. Se hai bisogno, contattami via codec. La frequenza è 140.85. Quando vuoi usare il codec, premi il tasto selezione. Quando invece saremo noi a contattarti, il codec emetterà un segnale. Quando sentirai il segnale, dovrai premere il tasto selezione. Il ricevitore del codec. Sì, metti le cuffie alla TV, è arrivato il genio. Solamente tu potrai sentire. Devo attaccarle in Bluetooth, ma ce l'ho ficcate laggiù in fondo. Tanto ho più 40-50 minuti per giocare. Erano i primi giochi della PS1, Metal Gear Solid e Final Fantasy 7. 140-85 solo io mi ero segnato la frequenza su un foglio. Oh mio Dio. Ma che... Oh! Madonna, ma è matto. Ok, così mi accuccio. Questa è una presa. Visuale in prima persona. Oddio, ma che cazzo. Oddio. Ma mi hanno chiamato? Mi sembrava avessero telefonato. Snake, non dimenticare che questa è un'operazione segreta. Sarai da solo contro un sacco di nemici. Se verrai scoperto, ti ritroverai circondato prima di poter reagire. Se dovesse succedere, saresti finito. Per prima cosa, raggiungi l'ascensore sul retro e usalo per salire al piano terra. Poi trova il direttore della DARPA. Fallo tutto in prima persona per fare un dispetto ad Eugio. Faccio più un dispetto a me a giocarlo in prima persona. Ok, tengo anche d'occhio il radar perché non... Dove cazzo sto andando? Ah, sono tornato indietro. Che coglione. Volevo vedere se c'erano cose da fare qua. Tipo con qui... Oddio, Snake, che cazzo fai? C'è un tasto con cui interagire con le cose? No. No, no, con i tasti credo di aver capito. Così picchio. Questa faccio tipo una presa, con triangolo vado in prima persona e con X mi accuccio. C'è un oggetto dietro lì.
preso una razione. Sì, sì, infatti l'ho vista. Non la vedevo inizialmente. Cioè, l'avevo vista dall'alto, però poi sono sceso e pensavo che fosse rimasta lì così. Dovrò più che altro farci un po' l'occhio per quanto riguarda le... Oh, damn. Aspetta che provo una cosa. Ok, adesso proviamo a passare di qui. Guarda le impronte sull'acqua dell'acqua sul pavimento. Prova R2, tieni premuto, item L2. Oh! Ah, con questo sono gli oggetti equipaggiati. Metti ingrandimento. Oddio, ma che cazzo! Ah, no, ma che figata! Esci, per favore. Ok, con L1... Ah, con L1 uso gli oggetti. Ma io guardo il radar in alto, per lo più. Ok, arriva uno. Cazzo succede? Ciao, bro, buonanotte. Cazzo, andate via. Merda. Oddio. Oddio. Menali, menali. Vattene. Vai via. Ma è morto? Ah no. Oddio, si è nascosto. No, ma che cazzo. Madonna, ma non ci posso. Cos'è stato? Dove è andato? Senti. Usa la razione. Sembrava qualcuno. Ma ho poca vita. A me sembra di averne. Ah no, stavo scherzando. Cos'è stato? Sembrava qualcuno. Aspetta. Come cazzo la uso? Cos'è stato? La reazione te la uso in automatico. Ah, ok. Beh. Oddio mio. Quei comandi. Ragazzi, quei comandi mi sa che dovrò un attimo farci. Sembrava qualcuno. Hai rotto il cazzo, hai rotto. Dio mio, lasciami in pace. Ok. Fa un rumore nell'acqua. Tieni selezionata la razione. Sentono che fai rumore. Me ne sono accorto. Tieni selezionata la razione equipaggiata. Quando arrivi a zero vita te la cura in automatico. Ah, quindi basta che la lascio qua e fa da solo. Vado. Comunque già da qua si vede che io e gli stealth game non andiamo particolarmente d'accordo, ragazzi. Però è perché non ho mai giocato questo, dai. La verità è questa che... Oh, no, no, no. Via. Levatevi dal cazzo una buona volta. Però è stato fighissimo prenderlo, dargli quella botta lì. Madonna, ma vi leva... Ma posso colpirlo alle spalle, quello, secondo voi? Io vivo nell'era in cui si picchiano le persone, cioè... No? Merda, mo si girano, mi stai a vedere. Che fai? Oh, deciditi, cazzo. Vai da una parte o dall'altra, forza. Devo andare all'ascensore. Io nel dubbio mi sono sdraiato. Infatti mi sono visto, gli sono andato subito alle spalle. Ma a me hanno detto vai sull'ascensore, ci sono andato. Non picchiarli, muffo.
Io c'ho in mente di prenderlo alle spalle e buttarlo per terra. Che bell'uomo. Sembra il figlio di quello che mi taglia i capelli. Gli volevo dare una botta e poi scappare, però non sapevo quali sarebbero state. Ma che stile. Oddio, ma fa pure il fumo dalla bocca. Ce l'ha fatto una volta sola, però vabbè. Bello. Che cattiveria. Che regia. Oh, telefonata. Qui Snake, sono di fronte alla struttura di stoccaggio. Era ora. Ah, temo che tu ti sia arrugginito con gli anni. Non si preoccupi. Ci ho messo un po', ma ora mi sta tornando in mente tutto. Come va la tuta di infiltrazione? Mi tiene bello asciutto, ma per i movimenti è un po' scomoda. Abituatici. È lei che ti protegge dall'ipoderma. Siamo in Alaska, se non lo sai. Ehi, calma. So bene che se non fosse stato per la tua tuta di infiltrazione mi sarei trasformato in un ghiacciolo là fuori. Un peptide anticongelante, Snake. Tutti i soldati genetici impegnati in questa esercitazione lo utilizzano. Già, e meno male. Mi sento meglio che è già stato sperimentato. Biologia. A proposito, come procede l'operazione diversiva? Due F-16 sono appena decollati dalla base di Galena e sono diretti verso la tua posizione. Il radar dei terroristi dovrebbe averli già intercettati. Quella parte sulla ruggine era opzionale e dipendeva quanto ci stavi a salire sull'ascensore. Pensate. Madonna, oddio, quanta gente c'è? Colonnello, che ci fa qui un elicottero russo? Non ne ho idea, ma sembra che il nostro piccolo diversivo abbia attirato la loro attenzione. Adesso hai maggiori possibilità di infiltrarti senza farti notare. Sembrano occhi di un fattone. Cazzo, ma cioè è assurdo pensare che sta roba fosse su Play 1. C'è proprio una cura bestiale dietro. La prima emozione è la voce del navigatore Google Maps, che Campbell. Non la cambierei con nessun altro al mondo. Beh, è vero, è verissimo. Wow, deve essere un pazzo per pilotare un AIN con questo tempo. Chi è che parla? Oh, scusa, non te l'ho ancora presentata. Lei è Melis, un esperto di elaborazione digitale delle immagini. È lei che ha progettato il tuo codec e il tuo sistema radar Soliton. Contattala se hai dei problemi con uno di questi due dispositivi. Felice di conoscerti, Snake. È un onore parlare con una leggenda vivente come te. C'è qualcosa che non va? Niente, solo che non mi aspettavo che un'esperta internazionale di tecnologie militari fosse così carina. Mi stai solazzolando? No, dico sul serio. Beh, almeno non mi annoierò per le prossime 18 ore. Andiamo. Non posso credere di aver fatto colpo sul Snake, tienilo nei pantaloni che è meglio. Però sono sorpresa. Sei troppo diretto per essere un assassino addestrato. Sembra abbiamo molte cose da imparare uno dell'altro. Certo. Non vedo l'ora di saperne di più sull'uomo che sta... La recitazione mi ricorda quella di quei tizi che fanno quel film... quella serie amatoriale Caroline. Luminoso al centro sei tu, Snake. Non so se avete capito che intendo. E i colori rappresentano il loro campo visivo. Stai attento, Snake. I soldati genetici hanno la vista e l'udito molto acuti grazie alla terapia genetica. Cerca di non farti individuare. Per prima cosa voglio che entri nel centro di stoccaggio. Back, Caroline. Al direttore quello della lì. DARPA sono stati iniettati gli stessi radionanoidi che hai anche tu. Dovrebbe comparire sul tuo radar come un puntino verde. Cerca di ottenere tutte le informazioni. Cerca di ottenere tutte le informazioni. Sempre se ancora. Potrei doppiarli tutti da solo. Sono veramente sicuro che potrei farlo. Snake,
tuo radar non risente delle condizioni del tempo. Ma non potrai usarlo dopo essere stato scoperto da un nemico. Esatto. Purtroppo è molto facile disturbarlo. Già, anche perché è stato creato con tecnologie già esistenti. Non lo potrai usare neanche in zone con forte risonanza armonica. Quindi fai attenzione. Noi terremo sempre sotto controllo i tuoi movimenti via radar, per cui chiamaci con il codec ogni volta che vuoi. Perfetto. Se mi sento solo vi faccio un fischio. Sul serio, Snake. Siamo qui per fornirti un supporto. Chiama se ti servono informazioni o consigli. Io mi occupo anche dei tuoi dati di missione. Mettiti in contatto con me se vuoi registrare il tuo stato attuale. La mia frequenza è 140.96 ed è dedicata al salvataggio dei dati. Non dimenticarla. Ma che cazzo, per salvare la partita devo chiamare a quel, devo chiamare quella. Binocolo, sei completamente nudo. Dovrai impadronirti di qualsiasi arma tu riesca a trovare. Me lo ricorderò. Prima la dottoressa Naomi mi spoglia e mi esamina. Poi mi portate via tutte le armi. Come credete che mi senta? Beh, se riuscirai a tornare tutto d'un pezzo, forse lascerò che sia tu a esaminare. Che cazzo! Tra parentesi, mi spiace darti un dispiacere, ma sono riuscito a portare qui le mie sigarette. Hai fatto? Il mio stomaco. Grazie anche al fatto che la tua iniezione ha eliminato i miei acidi digestivi. Sigarette? Questo si è ingoiato in sigarette. Non lo capiresti mai. Cioè, il non capiresti è nato molti anni prima. Dove corri? Ah, pensavo che si fosse buggato il coso. Quella è la porta principale. È la via più comoda, ma il rischio di essere individuato dal nemico è troppo alto. Non è che posso bussare e chiedergli di farmi entrare. Sono proprio io che sto facendo queste cose. Guardate che padronanza dei comandi che ho. Sono armati con armi automatiche e bombe a mano. Io le avrei messe nella... Io no. Dovrebbe essere. Poi come fai a mettertene nell'ano? È molle il pacchetto di sigarette. Da qui non riesco a vederlo. Decidi tu come procedere. Mi fido di te, Snake. Ok. Oh, che cazzo è? Oddio, dovrò stare attentissimo a quel coso. Ma cosa vedi se puoi salvare? Lei lo chiama. Ho sbagliato. Che posso fare per te, Snake? Come cazzo si salva? Mi piace, Snake, ma non posso salvare la partita senza una memory card. Se vuoi salvare la partita, inserisci la memory card nell'apposito slot. Ci avrà una sorta di save automatico, presumo. Cioè, a rigor di logica. Aspettate che questa cerca online, perché... Inserisci la memory card. Dove cazzo la metto? Allora, salvataggi. Metal Gear Solid PS3. Auto save. Metal Gear. Saluta l'abbonato. Ciao Diamonds, grazie. Grazie mille. Che cazzo? Allora, c'è scritto. Ma che cazzo? Cioè, allora,
Memory card utility. Raga, ma sta roba è assurda. Ma che cazzo devo fare? Oh, Reddit. Reddit avrà le risposte, spero. Allora, ah, devi creare una... Dice che devi creare una memory card interna, tipo, una roba del genere. Allora, ok. Xross Media Bar, Graphic Case, Exit... Allora, io proverei a fare... Oh mio Dio. Allora, adesso c'è un problema. Il problema è questo. Dice, esci dal gioco... Cioè, comunque minimizza. Mi sembra che si potesse minimizzare qua, giusto? Se non si può minimizzare, ho perso queste ore di gioco. Mi voglio giocare? Nel menu gioco presidente le opzioni troverai quella perché... esatto, questo qua. Però il fatto è che io non mi ricordo se si poteva minimizzare qua su PS3 per andare alla dashboard, altrimenti dovrei uscire e rifare tutto da capo. A rigor di logica. Create un interno memory card e... Vabbè, ascolta, io... Boh, sai che c'è? Io provo ad andare avanti e fanculo. Non c'è davvero altro modo. Lo finirò tutto di fila. Non c'è altra spiegazione. Arrivare qui ci metti un minuto. Aspetta, devo prendere... Devo attaccare il pad PS3 perché questo qua non fa assolutamente tornare alla home screen, quindi devo usare quello PS3. Ma porca di quella puttana, porca. Eccolo qui. Allora, groviglio di cavi e DualShock. Che differenza imbarazzante. Sì, infatti, ho visto 5 miliardi di briefing. Sì, Spencer, aspetta che domani ti apro. Allora. Auguri a trovare un cavetto per attaccare il DualShock. Il Six Axis, lì. Madonna. Cioè, seriamente, non ce l'ho un cavo io per attaccare sto coso. Controllo, ma credo proprio di non averlo. Non dovresti mai morire, che è difficile. Questo è un Type-C. Fanculo il progresso, raga. Questo è un Type-C. Ma porca puttana. Allora provo quello PS4, serio. Aspetta, Il problema è che non ho comunque il cavo. Forse quello là. No, mi serve un cavo da. Del cazzo. Che c'ha ben entrata normale e non sia una Type-C. Ma io ho soltanto Type-C in casa. Cioè, l'unico che ho trovato è questo. Vabbè, giocherò a un millimetro dalla console. Ma non posso proprio fare altrimenti. Allora, disconnetto questo. Cioè, ho un cavo corto così, eh. Porca ma... Oh. ma no, non li ho più di qua. Li ho spostati tutti, mi sa... Di là. Ok.
Funziona? Cazzo, ma non va sto pad della merda. Allora, il pad PS4 non ne va uno sulla Play. Non ne va neanche uno. Zero proprio. Mo mi sa che mi tocca. Ma io non capisco, cioè il cavo adesso funzionava, cioè era il cavo giusto. Oh, ne ho trovato uno semilungo, normale. Spencer, esci dal cazzo che è presto per uscire. Madonna mia, che cazzo. Certo che stronzata. No, che faccio? Mo vediamo, Non, il DualShock 4 non funziona. Dai. Ma porco due, porco però. Dobbiamo a cambiare porte. Sapevo che tanto dovevo incazzarmi in qualche modo, no? No, il problema è che il non ho assolutamente in casa un cavo per collegare il DualShock. E non ho... Cioè, il DualShock 4 non funziona. Non ci va. E il DualSense non ha la possibilità di andare sulla home. Perché giustamente funziona tutto il pad, tranne che quello. Stacca quello PS3. Ma quello PS3 non posso collegarlo. Cioè, ce l'ho quello PS3, ma non c'ho il cavo per collegarlo. Non ce l'ho proprio. Vai di Joy-Con. Io stasera, raga, non so come farò a non bestemmiare, ma... La tastiera. Esce 5 minuti di gioco. Ma il fatto è che mi tocca spegnere la Play. Ascolta, faccio una cosa. Mi metto un attimo qui in full. Devo spegnere e riaccendere la Play. Sì, devo proprio spegnerla. Sì, io salto tutto il codec. Il fatto è che, cioè, io raga, tra un quarto d'ora, 20 minuti, devo portare fuori i cani. Quindi mi sa che riuscirò a fare veramente poco. Però vabbè, domani sera tanto riprendo tutto a modo. Ma mi rode il culo perché sta porcata dei save non era minimamente menzionata da nessuna parte. Io devo andare, raga, ma tanto sicuro non andare tanto avanti. No, infatti non so proprio quanto andrò avanti. Giocherò un altro quarto d'ora. Quindi non so neanche se mi convenga andare fin troppo avanti. Tanto domani sera faccio live dalle 8. E sti cazzi, domani sera ci do giù cattivo tanto, tanto, tanto. Ok, allora sto dentro. Andiamo in game. Creiamo sta minchia di memory card. Allora... Aspetta che mi leggo la procedura che ha scritto Ale. Menu di gioco della PlayStation 3. Questo. No. Non dovrebbe essere qua. Ah, forse qua, aspetta. Tra i dati salvati, Minis PSP. Ma perché è andato sul profilo Elisa, porca troia? Dead Space, madonna. Utilità dei dati di gioco? No. Memory card. Ma c'è, porca puttana! Eh?
Non l'ho visto. Non l'avevo visto. Cazzo, ma c'è memory card? Scusami. Perché non deve andare? Memory card... Ah, forse perché era PS2. C'ho un memory card interno a 2. Ancora segnale un ingresso. Cazzo, sono un coglione. Ma mi son perso che cazzo c'era scritto. Aspetta che faccio una roba. Come si elimina sta cosa? Ah, assegna ingressi. La metto in ingresso 1. Fanculo, si vede che non era assegnata. Ok. Quindi ora io rientro e dovrei avere tutto a posto. Ho fatto un puttanaio di cavi in giro, raga. Dai, sto giocando con l'SSD. Ma che vuoi, Spencer? È presto, vai a letto. Immagino che se faccio load game non c'è un cazzo. Ah, però adesso mi vede la memory card. No file, ok. Però perlomeno dopo riuscirò a fare le cose per bene. Quindi, new game. Normal. Posso skipparle le cutscene? Ok, mi sembra di averla skippata. Ho premuto X e ha fatto... Ok, skippiamo tutto che tanto qui abbiamo già visto. Dai. Dai, serpente solido. Ok, ci siamo. Allora, passiamo sotto di qua. Mo' aspettiamo che quello va... C'è un tasto luce, forse ho creato triangolo per le chat. Ok, forse. Appena quello si sposta per andare in su, gli rimbuco dietro come prima. O tanto vedi che quello va in là. Ok. Merda! Merda! Perché push select? Prima era andata meglio, però. Devo riuscire a seminarli. Madonna, questi mi inculano, eh. Ammazzatemi, dai. Cazzo, sono morto. Leggi la chat. Cos'è successo? Com'è? C'è un tasto veloce, forse è guardato triangolo. Cazzino. Puoi saltarle. Adesso stare un tot di tempo che scenda. Ok. Ho cercato di far veloce perché minchia. Continue. Bella la schermata di Game Over, la vedo per la prima volta fuori da Death Stranding. Che l'aveva usata come easter egg nella cosa. Ah già, fermi. C'ho la razione da prendere. Yoji Shinkawa. Razione. Poi ogni tanto non so perché, ma premo i tasti senza accorgermene. E lui si sdraia.
Ora mi pare che tornasse indietro. È andata avanti. Questo è un topo. Un topo. Spencer, smettila. Guarda che sei fastidioso, eh. Io gli faccio fare, mi sa, un altro giro. Ancora non c'è l'ascensore. E noi l'aspettiamo. Cosa sta succedendo? Se non vuoi fare rumore, e te adesso la tenere spaventa spaventa in questa parte. Ehi, l'acqua tipo qui. Temporeggia, tanto non puoi salire. Ci rispondi al codec. Ops, ho sbagliato. Esci, esci. Questa è un'operazione segreta. Ah, queste sono le cose che avevo usato prima. Press select to exit. Pensavo che mi fosse rimasta lì la chiamata. Prova a metterti vicino a un muro. Eh sì, dai colpi da... Oh merda! Adesso temporeggiamo. Oh, è arrivato, è arrivato. Telegram, lì. Series X 1 euro, grande! Grande Alp. Cazzo! Oddio! Pinno in alto il messaggio, Albi. Aspetta, lo vado subito a mettere tra quelli. Ma l'hai mandato nel coso? Dove l'hai mandato? Ah, ecco qui. Lo inoltro. Fissa notifica, vai. Hai visto che bestia? Non è sculato, sono stato fortissimo. Te l'ho dato, non te ne sei accorto, che brutta. Quindi, persona. Dove l'hai usato? Eccellente, Snake. Passano gli anni, mature. Io non ho visto niente, bro. Come va la tuta di infiltrazione? Mi tiene bello asciutto, ma per i movimenti è un po' scomoda. Abituatici. È lei che ti protegge dall'ipoderma. Non ci ho segnato niente, Andrea. Ehi, calma. So bene che se non fosse stato. Ok, questo l'avevamo fatto tutto prima. Ok, e qui è dove ero. Ho guardato, ma io non la vedo assolutamente. Leggo 1CHE. Wow! Deve essere un pazzo per pilotare un Hind con questo tempo. Ho visto che hai evidenziato un messaggio. Non te l'ho ancora presentata. Lei è Mailing. E non vedo nient'altro. Digitale delle immagini. È lei che ha progettato il tuo codec e il tuo sistema radar Soliton. Contattala se hai dei problemi. Adesso salvo e tanto devo continuare domani perché ho Spencer che sta rompendo il cazzo, porca puttana. Allora, devo chiamare il 14096. Grande call center. Andrea, sei donato, grazie, però beh, davvero non l'avevo assolutamente visto, non mi è proprio venuto scritto qua, mi dispiace. Il tuo radar non risponde. Il tuo radar, sì, ok, dai, fammi telefonare che ti salvo.
Ok, skippiamo questa. Ok, allora. Select, memory. Lei. Che c'è, Snake? Ma voglio salvare la partita! Oh, memory card 1. New file. Ok. E adesso io sono tranquillo. Snake, ricorda cosa diceva De Gaulle? I cimiteri sono pieni di uomini indispensabili. Snake, sei da solo e circondato da nemici. Tieni gli occhi aperti ed evita di combattere se non è indispensabile. Hai ragione, però ne hai una per ogni occasione, eh? Beh, i miei genitori vengono da Guangdong, in Cina, ma io sono nata e cresciuta in America. Ho sempre amato la letteratura di entrambi i paesi, per non dimenticare le mie origini. Se ti piacciono te ne dirò degli altri. Non vedo l'ora, ma a parte gli scherzi, vorrei sapere... Madonna, ma veramente? Beh... già esaurita, no. Porca troia. Tra poco guardo, è Andrea. Ok. Boom, quindi ho salvato, sto a posto. Bene. Allora... ma vai, negozio ne trovi tante. Qua da me non si trovano, ad esempio. Zero. 000. Allora, raga, io devo staccare perché devo portare fuori i cani che stanno rompendo le palle tantissimo. Riprendo domani sera, però un po' prima. Domani sera parto direttamente dalle 8 e vado avanti circa 2 ore, 2 ore e mezza. Cerco di portare fuori i cani un po' più tardi, in modo da poterli portare dopo. Quindi magari li porto verso le 7 e mezza, così. E inizio a giocare a partire dalle 8. E penso 2 ore le faccio piene. Sì. Prime impressioni. Intanto spengo. Mi tocca spegnere a cazzo. Prime impressioni mi sembra... chiaramente mi dà l'effetto proprio di essere tantissimo datato. Grazie a cazzo. È un classico PS1. Però sono conscio del fatto che sto giocando ad un pezzo di storia. E quindi... non mi pesa, in ogni caso non mi sarebbe pesato perché sto cercando proprio di immedesimarmi non tanto nel personaggio eccetera, perché ancora non ne ho la possibilità, quanto piuttosto nel mood di una persona che ha avuto la possibilità di giocarlo a suo tempo, quindi in modo da apprezzarne in tutti i modi possibili immaginabili i valori del gioco, che mi sembra comunque fatto veramente molto molto bene. Cioè, incredibile che su PlayStation 1 si siano raggiunti dei risultati simili. Infatti sono abbastanza colpito. Sì, di giochi Play 1 ne ho giocati tanti, questo me l'ero proprio saltato. E il gameplay però mi sembra veramente un pugno nelle palle questo qui. Ma da una parte mi sembra divertente perché è una cosa talmente diversa da quello a cui sono abituato adesso che mi va bene così, sono contento così. Quindi faccio dormire mio figlio. Oh, ciao Ale, ciao, saluti anche a tuo figlio, fallo dormire. Oppure lo stemma di quello che ha donato di più in parte al nome. Oddio. Aspetta che guardo il link, ti giuro, io proprio non l'avevo visto. Ma scusami, io non capisco, che cos'è quel triangolino con l'uno? Cioè, è la donazione? Io quelli li vedevo, però non mi è venuto scritto ha donato, quello che è. Ho visto solo uno. Non so come funziona Twitch, sono un boomer in queste cose, è un bit. Ah, non avevo la minima idea che fosse quella cosa lì, comunque me l'ero proprio perso in chat. Comunque, grazie di cuore, grazie mille. E mi spiace per i problemi che abbiamo avuto, ma non avevo idea che ci sarebbe dovuta... che avremmo dovuto fare la memory card. E vabbè, domani sera saremo più preparati, e quindi vi aspetto alle 20 domani sera per continuare su Metal Gear... grazie mille per avermi seguito. Buonanotte a tutti. Ciao ragazzi.